tutti, ben arrivati in un nuovo vlog. Non so se questo vlog lo vedrete domenica mattina oppure no, anche perché ora vi racconterò un po' di cose. Se mi seguite su Instagram probabilmente saprete già di che novità, che brio che sto per raccontarvi. E praticamente se mi seguite già da un po', quindi già da 2 annetti, io 2 anni fa, a causa dei movimenti ripetuti che faccio da ormai 16 anni per il lavoro che faccio, perché io lavoro in una gelateria, mi era venuta una tendinite al polso. A questo giro ho un po' non dato troppo peso io ai segnali che la mia mano aveva iniziato a darmi circa un mesetto e mezzo fa, perché poi mi do l'arnica, passa. Il problema è che poi, ovviamente, l'infiammazione ha continuato a salire e io praticamente ho una tendinite alla mano, tutte le dita, cioè non c'è un dito che si è salvato, e di conseguenza l'infiammazione mi ha fatto gonfiare. Io non so se vedete, questo è il mio dito. Scusate, non voglio farvi il medio, però questo è il mio mignolo. Inizialmente addirittura io pensavo fossero punture di zanzara, di qualche ragno, però mi facevano male, proprio male la mano. E così sono andata dal mio medico. Naturalmente ho fatto un eco alla mano ieri, che ha dato purtroppo conferma di quello che il medico mi aveva già detto: guarda, che non è una puntura di zanzara, 99 su 100 hai le dita gonfie a causa della tendinite e dell'infiammazione che hai. Quindi, morale di tutto, riposo forzato. Non so per quanto, sicuramente la mano, prima di fare qualsiasi terapia, mi hanno già detto che deve sgonfiarsi, perché sennò non ha senso far niente, il che vuol dire riposo, il che vuol dire fare degli impacchi in modo tale che la mano piano piano si sgonfi, quindi devo cercare di stare buona. E naturalmente la mano, la destra, è quella che io utilizzo per lavorare principalmente, perché è quella con la quale servo il gelato. E niente, quindi morale di tutto, dovrò stare a riposo. Quindi, e botte di vita di questo fine 2021, che è stato un anno abbastanza complicato per quanto mi riguarda. Poi ci sono alcune cose di cui io qua magari non parlo, ma cioè, garantisco che io un anno come questo mese di dicembre, sono emerse cose che io veramente rimango così, e questa è la ciliegina finale sulla torta. Ma finirà questo 2021. Non che poi da gennaio 2022 cambi tutto, però almeno questo anno lo chiudiamo. Adios, arrivederci all'anno prossimo. Ad ogni modo, quindi questo cosa vuol dire? Che chiaramente qua non sarò con 4 video a settimana, cercherò magari di esserci, anche perché tanto a casa che caspita faccio. Saranno magari video un pochettino più parlati, più chiacchiericci. Avevo addirittura scritto 2 video a tema pulizia e manutenzione elettrodomestici, che magari potrei tranquillamente pensare di registrare, tanto comunque sono molto parlati e quindi questo non mi comporta grosse cose o fatiche con la mano, cioè sto qua così e parlo. La settimana che sta arrivando è quella di Natale, quindi ci sarò e non ci sarò, però voglio tenervi comunque compagnia, e in qualche modo serve a me per tenere compagnia, avendo il portatile quest'anno con la sinistra riesco a editare, perché comunque avendo il cursore centrale riesco, naturalmente non posso mettermi a trafficare, perché sarà riposo. Quindi questo un po' per raccontarvi il tutto. Ne approfitterò per riposarmi, per leggere, per guardarmi un po' di serie TV, farmi, ho 2 corsi oltretutto online, uno da terminare che avevo iniziato a luglio e uno nuovo che voglio fare, e quindi ecco. Cose da farmi in relax senza strafare le ho, anche perché poi se devo scrivere posso scrivere, perché sono mancina, quindi, cioè sono mancina ma faccio tutto con la destra. Non chiedetemi come mai. Stamattina dovevo prendere 2 cose da Esselunga che mi servivano assolutissimamente, tra cui la ricarica del telefono, perché così almeno mi caricava i punti là, tanto avrei dovuto farla col bancomat. E ho preso una cosa bellissima, 2 euro anziché 15, mi sembra. Guardate che meraviglia! Ho preso questo bouquet bianco con le rose e tutti questi fiorellini. Tra l'altro è super profumato.
E niente, quindi mi sono fatti vedere, c'è il cartellino qua, 2 euro. C'erano un sacco di bouquet, super, alcuni super natalizi, però mi ho visto questo bianco, sapete, la mia passione per il bianco, ho preso questo. E poi che altro? C'erano anche un sacco di roselline, tulipani non ce n'erano sto giro, se no mi sarei regalata anche un mazzolino di tulipani. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è, mi faccio questo regalo, così per tirarmi un po' sull'umore. E basta, poi mi sono fatta accompagnare da Basco, come sono già presa il sushi per stasera. Oltretutto avevo anche iniziato a registrare prima che mi si gonfiassero le dita, perché le dita, allora il medio ha iniziato a farmi male la nocca 10 giorni fa, 10 giorni/2 settimane fa, e lì per lì avevo la nocca del medio, voi la vedete così arrossata perché io praticamente sotto ho tutto il gonfiore. Nella mia testa io ho detto, boh, avrò preso un colpo da qualche parte, c'è da dire che se uno dà una manata, cioè se lo ricorda, ecco. Però, boh, mi faceva male, poi dicevo, ma non è che magari me lo sono rotto, oppure non l'ho chiuso da nessuna parte, non ho tirato manate, però non ci avevo dato peso. E infatti il medio è stato il primo dito a gonfiarsi e ancora non era così gonfio, cioè mi dava un po' fastidio, però niente, poi si è gonfiato poi successivamente il mignolo. E avevo iniziato una tipologia di video che ovviamente io ho interrotto perché poi non ce l'ho più fatta, anche perché faccio fatica anche a tagliare con la destra adesso. Dal male, dal fastidio che ho, e praticamente è una sorta di svuota frigo e svuota freezer. Cioè, praticamente ho preparato dei piatti arrangiandomi con quello che avevo a casa. In pratica, ho registrato per ora 3 giorni. Un po' di quel materiale lì, vedrò un po' se magari la mobilità della mia mano sinistra, ecco, riuscirà a concludere la preparazione di queste cose, perché tra l'altro ho tirato fuori 2 o 3 perle fantastiche. E va bene, sono 8 minuti che parlo, quindi non volevo fare un'intro così lunga. Io oggi lavorerò. Oggi è domenica, ancora lavoro, anche perché comunque poi la mutua mi partirà probabilmente da martedì, perché finché non vado dal medico, ovviamente fine settimana il mondo si ferma, e comunque anche a lavoro voglio dare il modo di trovare come sostituirmi. E niente, quindi io adesso scappo, c'è una giornata di sole bellissima, farò attenzione, tanto peggio di così, ecco, non è che vado molto lontano. E niente, quindi noi magari ci vediamo stasera al mio rientro, e saranno molto statici, quindi probabilmente mi vedrete seduta, o al massimo che tengo la fotocamera con la sinistra. Dovrò abituarmi anche a questo, perché cioè, mi viene da fare tutto con la destra, quindi devo riabituarmi. Eccoci qua, siamo a sabato sera, io sono già col pigiama e la mia vestaglietta nuova che mi ha regalato mia nonna, ora la faccio vedere perché è carinissima. Mi sono già accesa l'albero, ho stampato dei fogli che devo dare a mio fratello, così almeno era una cosa fatta, anche perché per fortuna, avendo il portatile e avendo il cursore in mezzo, riesco a utilizzare la sinistra, che è una piccola gioia, perché quando mi successe 2 anni fa non lo avevo, avevo il fisso. Quando mi capitava di editare quei pochi video che uscirono, anche perché all'epoca avevo il tutore, mi ricordo che usavo il mouse con la sinistra. Non vi dico l'incubo, comunque vabbè, qua la situazione è sempre la situazione è naturalmente la stessa di stamattina, quindi ci vorrà un po' di pazienza. E adesso devo mettere la mano in acqua tiepida e sale per cercare di sfiammarla, ecco, di aiutarla a sfiammare. Così, una cosa fatta, mi porterò il portatile in cucina, così nel frattempo guardo una serie. Poi stasera poi sushi, mi sono fatta questa piccola coccola, come forse ve l'ho detto stamattina, sì. Poggio da qualche parte, ok, così vi faccio vedere la vestaglia. Non so, aspettate, no, però così non vedete più, ok. Vi faccio vedere la vestaglietta che mi ha regalato mia nonna, è super carina, è di Mickey Mouse, infatti vedete che qua ha le tasche fatte a forma di topolino ed è blu con tutte le stelline. Tra l'altro è bellissima perché, a differenza del, cioè sì, io sono le 6:30, sono già in pigiama in vestaglia, ma non ne avevo voglia di vestirmi. Per caso volevo mettermi comoda. L'altra che ho con le stelline di The Zenis, che avevo acquistato a tipo veramente 6-7 euro nei saldi, vi parlo di
forse 3 anni fa, se non 4, mi sono accorta l'altro giorno che ha un buco sotto l'ascella, tipo grande così. E credo che ormai si sia un po' lisa a furia di lavarla, quindi la finirò di utilizzare con probabilità ancora per questo inverno, poi vediamo un po' se dandoci 2 punti resiste, quella però un pochettino più larga, oppure se magari durante i saldi da The Zenith o dove sarà ne trovo un'altra fatta simile, però ecco, sono molto felice di questa. Non so, ovviamente essendo un regalo non so il costo. Comunque, detto questo, non so se questo vlog io ve lo farò uscire domenica, contavo forse più di farvelo uscire lunedì e credo che spero solo che le amanti del vlog della domenica non ce l'abbiano con me per questo, ma almeno lunedì riuscirò a essere un pochettino più tranquilla, anche perché oggi comunque è stata una giornata molto impegnativa e lavorare con la mano così non è stato semplice, però appunto dovendomi sostituire ho dato comunque tanto data la situazione come era, ho cercato di fare meno fatica e di fare quello che potevo come potevo e magari cercare di fare altre cose anziché altre, quindi oggi ho fatto prevalentemente crepe, che ho utilizzato sempre la destra, però è già un po' diverso come tipi di movimento. E basta, poi da lunedì sarà riposo, dai, che manca ancora domani che è domenica, il che è peggio, anche se spero che tutti vadano per gli ultimi regali. Oltretutto volevo mostrarvi anche dei regalini che mi sono arrivati. Uno me l'ha fatto una di voi, però ce l'ho in cucina e pensavo di farvi vedere direttamente tutto domani, anche perché vorrei farveli anche vedere su Instagram. Uno me l'ha fatto la ragazza che mi ha realizzato questa stampa qualche anno fa, me l'aveva regalata ed è stato uno dei regali più belli che io abbia mai ricevuto perché è proprio personalizzato su di me, infatti è messa lì e mi piace tantissimo e mi ha regalato 2 paia di orecchini che carinissimi, tra l'altro uno mi ha detto proprio, l'ho proprio pensato guardando la tua sciarpa, quella che avevo messo nel video dei preferiti del mese scorso mi sembra, quella di Stradivarius, e mentre l'altro è un kit meraviglioso per le pulizie che ha fatto una ragazza che vi ho citato più volte, che si chiama Angela, del profilo Angela Home su Instagram, comunque vi scriverò qua sotto il nome del suo profilo, magari vi lascerò proprio anche il link perché si può acquistare, e mi ha regalato questo set che lei ha realizzato in collaborazione con Fast Cleaning, che è un'azienda che appunto ha uno shop online dedicato ai prodotti per la pulizia, è tutto in bianco e nero, quindi proprio la linea black and white. Sapendo il mio amore per quei due colori, mi ha voluto inviare il pacco, solo che il pacco al momento è chiuso, lo aprirò poi domani, quindi noi per oggi ci salutiamo qua, così poggio la fotocamera, metto in carica la batteria e poggio il braccio sinistro perché non sono abituata a utilizzarlo così tanto, quindi a domani. Ma buongiorno! Siamo a lunedì, io vi avevo detto che il tutore probabilmente non l'avrei dovuto portare, ma ho parlato con la fisiatra per telefono stamattina e tatan, l'ho riesumato così, pronto all'uso. Da un lato meglio perché evito di fare cose con questa mano perché mi ricordo che poverina non la devo usare o quantomeno cercare di attenuarla. La mia mano, come si può notare, è sempre bella, bella gonfia. Come potete notare, sì, sono andata a fare le unghie oggi. Ho fatto un baby boomer, avevo appuntamento, ovviamente avevo sentito la ragazza prima per capire se era il caso di farle o no, ma ha detto che non c'era alcun tipo di problema, è stata super super delicata e appunto ho fatto un baby boomer. A questo giro ho fatto le unghie molto semplici proprio perché volevo comunque essere molto pratica. La prossima volta le farò nere, io ho detto nere e un'unghia. Magari la faremo un po' brillantinata, anche perché il prossimo appuntamento ce l'ho proprio il giorno del mio compleanno, quindi per questo giro volevo un qualche cosa di molto molto easy, a maggior ragione che sono piazzata così, quindi va benissimo e mi piace tantissimo l'effetto. Poi avevo bisogno di accorciarle perché erano diventate tanto lunghe, comunque mi resistono benissimo le 4 settimane che facciamo da una volta all'altra, quindi io super super felice. Vi avevo accennato la volta scorsa che mi erano arrivati dei regalini, ve li ho fatti vedere adesso su Instagram. Io non so se questo video voi lo vedrete lunedì sera o martedì mattina, vedo un attimo perché oggi sono a casa,
Vabbè, oggi è lunedì, quindi è il mio giorno di riposo. Da domani dovrebbe partirmi la mutua. Ora sto aspettando che il medico mi richiami per darmi appuntamento per portarlo a fare vedere appunto l'eco che ho fatto. L'ho già sentita stamattina, ma già lo sapevo che mi avrebbe dato del riposo, anche perché oggi in particolar modo mi fa parecchio male. Considerate che c'è anche tanto umido, quindi secondo me anche quello influisce e averci lavorato sopra con la mano infiammata non è stato propriamente il massimo. E vi stavo dicendo appunto come sono arrivati dei regalini molto molto interessanti. Troverete comunque tutte le varie informazioni nell'info box perché ve le metterò lì. Allora, praticamente Angela, come già vi accennavo, ve l'ho citata più volte per quanto riguarda forse lo sgabuzzino, perché ve l'avevo fatto vedere, cioè vi avevo detto lì che avevo preso un'idea che mi è venuta dopo aver visto comunque alcune sue storie su Instagram. La trovate come Angela Home, vi invito a seguirla se siete amanti dell'organizzazione come me, e quando starò meglio magari faremo anche delle cose insieme. Perché secondo me è anche un modo per capire come poter organizzare in maniera differente da come organizzo io, quindi non è che c'è il mio modo, da lei potete magari prendere altri spunti in base alle vostre esigenze. Comunque lei ha realizzato un kit in bianco e nero per le pulizie in collaborazione con Fast Easy Cleaning, che è un'azienda appunto che fa queste cose a livello professionale. Ha aperto uno shop online e hanno realizzato insieme questo kit. Allora, questo a me piace da impazzire, praticamente questo è un secchio da 12 litri e la cosa molto molto bella che ho apprezzato è che questo qua si può, devo fare tutto con una mano, staccare. Questo praticamente che è quello per far strizzare il moccio, volendo potete toglierlo e utilizzarlo così. Sapete che io non sono team mocio, ma fondamentalmente per due motivi. Il primo, sono abituata da sempre a spazzolone, olio di gomito e via. Però c'è anche da dire che io ho un pavimento in marmo, quindi a maggior ragione io ho bisogno, di utilizzare altro. Per quanto riguarda la pulizia, questo qua lo utilizzerò sicuramente per la pulizia del balcone e c'è un mop fatto un pochettino più fitto a livello di trama e uno che invece ha le setoline un pochettino più sottili. Questo qua poi vi farò vedere dove va attaccato. Poi ci sono tre accessori che sono questa spazzola qua che è per il bucato per pretrattare. Io ho sempre trovato in commercio delle spazzole per pretrattare o troppo piccole o scomode. Questa qua in realtà vedete è proprio una bella impugnatura, proprio molto ergonomica e quindi riuscite a sfregare bene senza impazzire. Comunque è anche il giusto spazio per poterlo fare. Una spazzola per le stoviglie fatta con le setole e una spazzola fatta appunto con la spugna, sempre per i piatti. Questa qua mi verrà molto comoda, specialmente in questo momento, per cercare magari di lavare quelle quattro cose al volo, anche considerato la faccenda smalto. Poi, sempre nel kit all'interno c'era un panno in microfibra bianco, ma soprattutto questo qua che è bellissimo, il panno in microfibra nero. Cioè, questi qua io non lo so, credo di tenerli a mo' di reliquia senza utilizzarli perché ho paura di rovinarli. E poi ci sono altri due accessori che però vi faccio vedere così, che sono la paletta. Questa qua è comoda perché comunque non dovete piegarvi ogni volta, quindi potete tranquillamente reclinarla, spazzare con molta facilità. E poi appunto, come già vi dicevo, c'è anche la, senza che faccio danno, la scopa. Le setole sono belle fitte e compatte e la particolarità è che vi vengono forniti quattro bacchetti, quindi potete montarla all'altezza che preferite. Montata completamente, vado il più indietro possibile, la scopa è più alta di me, no, è alta più o meno quanto me, quindi 1,56 m, 1,57 m. Molto molto carino come kit. Io ho già avuto modo di ringraziare Angela in privato. Comunque ho fatto anche delle stories su Instagram, quindi probabilmente avrete già visto il tutto. Sono molto 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 contenta di aver ricevuto questo regalino. E poi volevo farvi vedere un altro regalino che mi ha inviato una ragazza di voi che mi segue. L'altro regalino che ho ricevuto me l'ha fatto la ragazza che un paio di anni fa mi aveva regalato questa stampa
qua che avete sicuramente visto all'interno dei miei video, l'ha dipinta lei, è praticamente fatta su tela, ha preso una mia foto che io avevo caricato su Instagram e me l'ha realizzato. È uno dei regali più belli che io abbia mai ricevuto in vita mia, proprio perché personalizzato, proprio fatto per me, poi cioè è identico alla foto, quindi questo qua mi piace tantissimo, anche la scelta dei colori che ho utilizzato, perché io nella foto che avevo caricato avevo la maglia rossa, quindi sono contenta che l'abbia realizzata con comunque del grigio, del nero, perché si adatta perfettamente allo stile della mia casa, veramente molto 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 bella. E quest'anno mi ha inviato un piccolo pensierino per Natale, è stata super gentile, e mi ha regalato questi due paia di orecchini. Il primo è fatto appunto a bottone, fatto con del nero, del beige e del marrone, con delle piccole striature bianche che richiamano la mia amata sciarpa di Stradivarius che ho sempre. E poi quelli sotto invece sono sempre dei tappabuchi fatti col brillantino e la libellula, direi. Sì, mi sembra più una libellula, sì, una libellula, non è un fiocco. E molto 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 carini. Comunque vi lascerò anche di lei il riferimento qua sotto. Ho messo anche appunto un bigliettino con appunto gli auguri di Natale, quindi sono super grata di questi pensieri che ho ricevuto. Io in realtà ho chiacchierato finora su Instagram più o meno dicendovi le stesse cose che ho detto qua. Mi devo ancora mettere la felpa per stare in casa, cosa che farò, anche perché inizio a sentirmi un po' affaticata, mi fa tanto male la mano oggi. E quindi, tra l'altro, stamattina sono andata a fare la spesa con i miei, perché non può sopportare naturalmente pesi, e con la sinistra mi è anche un po' complicato perché io porto tutto con la destra, quindi il mio braccio sinistro è praticamente debolissimo. E anche perché poi io nei prossimi giorni, non so voi, ma al supermercato non ci voglio andare, proprio ho rifiuto. Ho preso più che altro un qualche cosa di fresco da avere, perché voi ancora non avrete visto quel video lì, ma ho dato praticamente quasi completamente fondo alle scorte di cose che avevo a casa. Adesso ho fatto un po' di refill in modo tale da stare tranquilla, anche perché appunto poi avrò gli orari della mutua, quindi non... mi devo anche un minimo organizzare per cercare di fare tutto quanto negli orari in cui posso uscire. Poi ci sono le festività, io di andarmi a picchiare con la gente al supermercato non ne ho voglia, detto proprio in sincerità. E niente, quindi ho fatto tutto, volevo anche lì per lì girarvi lo svuoto alla spesa, ma mi sono fatta dare una mano da mio padre per sistemare tutte le cose in frigo eccetera, quindi non ho preso prodotti nuovi o interessanti. Quello che pensavo di fare, magari, dato che poi starò molto tempo, cioè starò a casa, non so quanto, però starò a casa, magari di farvi una sorta di magari prodotti scoperti o consigliati per quanto riguarda Lidl e Eurospin. Vado a mettermi in tuta, mi butto sul divano e cambiamo location per questi saluti finali. Allora, siamo a lunedì tardo pomeriggio. Proverò a mettervi online questo vlog oggi. Io sono passata dalla sedia della cucina al divano. Oggi non ho fatto niente. Ho già visto tutti i video che sono usciti su YouTube. No, forse me ne sono rimasti un paio di quelli di oggi, che me li guarderò stasera. E poi da domani cerco di organizzarmi un po' le giornate, cercando di essere un pochettino più produttiva. Cioè produttiva nel senso di fare cose utili e non oziare, quindi magari iniziare a seguire i corsi che vi dicevo, leggermi un libro, magari iniziare una serie TV interessante, ecco, cose così. Cioè iniziare una serie TV e oziare davanti alla televisione. Comunque, vabbè, fare cose utili anche per il mio intelletto e non solo stare qua a non fare niente. Qua c'è Pallina che ci osserva, sempre qua, eccola lì. Io spero di avervi tenuto compagnia, voi avete fatto comunque compagnia a me, perché in un qualche modo mi avete tenuto impegnata, ecco qua, a chiacchierare e soprattutto a editare con la sinistra e
ci ho messo un pochettino di più rispetto alla destra il video, ci ho messo parecchio, però ce l'ho fatta e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video, non vi so dire quando, ma sicuramente prima di Natale. Ciao!